Cercherò di votare perché in sala, in piazza di sala, c'è anche qualcuno dai capelli bianchi. Quando lui nasceva negli anni 70, questa era una delle più belle piazze d'Italia. Tanto che ho avuto un libro pochi giorni fa, si chiama Il tram per la provincia di Napoli, arriva al 61, quel libro, in copertina c'è Casoria. Poi ha avuto 6-7 attentati questa città, questa piazza. Basta guardare, alzare gli occhi, la mania verticale. Politica formale e tradizionale. Se pensiamo
che ciascuno di noi venga qui a fare il suo ruolo, punto e basta, per raccattare 4 voti, almeno dal mio punto di vista, questo non ci serve. Voglio dire una cosa, guardate, io sto invitando i cittadini di Casoria in questi giorni a camminare per la città con gli occhi aperti, per capire che cos'è complessivamente questa nostra città, una città che è stata violentata da 30 anni di speculazione edilizia feroce, una città in cui il verde, i bambini, voglio sapere dove vanno a giocare i bambini di questa città. Non a caso lo stadio comunale è chiuso da 20 anni, non a caso non ci sono spazi di verde, i servizi sociali fondamentali non ci sono. Allora guardate, io credo che tutti quanti noi abbiamo un compito grande, voi e noi, chi fa politica. Io non sono un politico di professione, io sono un educatore, sono un cittadino che da quando avevo 15 anni ha fatto la scelta della politica comunista e sta qua ancora oggi a tentare di dare una mano per costruire una città diversa, un mondo diverso per i nostri figli. E allora io vi chiedo, così come lo chiedo a tutti i rappresentanti delle altre forze politiche, guardate, io penso che tutti quanti noi dobbiamo mettere in campo le migliori intelligenze, le migliori capacità nostre, ma per cambiare radicalmente questa città. Io penso che noi, tutti quanti noi, dobbiamo sforzarci per capire come è possibile far avanzare una nuova idea di città, perché guardate, deve essere chiaro, il lavoro vero, il lavoro buono, il lavoro per tanti giovani, per tanti lavoratori, non potrà venire se non cambia la città. Voi lo sapete benissimo, una città anche grande e importante come Casoria non può risolvere il problema del lavoro se complessivamente lo Stato, gli enti locali, le istituzioni più in generale non fanno le politiche che siano coerenti. Però un comune cosa può fare? Io penso che, guardate, nella sfortuna che ci è toccata dell'avere una città oggi estremamente difficile da vivere, invivibile, però forse se davvero si fa un salto di qualità enorme è possibile trovare delle strade nuove per dare, prima cosa, vivibilità a questa città. Noi dobbiamo pensare alla nuova città di Casoria, che io mi ostino a dire è una città policentrica, è una città nella quale ci sono non solo il centro, non solo Arpino, ma tanti quartieri periferici dove mancano servizi fondamentali. E allora noi dobbiamo cominciare a pensare in che modo è possibile che questo avvenga. Guardate, le aree dismesse, io penso che le aree dismesse sono una grande risorsa che una classe dirigente all'altezza del compito e non speculativa, perché è chiaro, le aree dismesse possono diventare l'occasione per un'altra colata di cemento, altra speculazione, altra camorra, o invece possono diventare l'occasione per creare, uno, vivibilità, parco urbano, due, occasioni di lavoro, e qui ci si può inventare tante cose collegandoci con l'università, centri di ricerca, attività produttive qualificate altamente tecnologiche. Cioè, voglio dire, si tratta di pensare davvero
in prospettiva per i prossimi 20-30 anni, quale città lasceremo ai nostri figli. E poi guardate, io penso che se ne parli poco, se ne stia parlando poco, ma io credo che noi abbiamo da mettere in campo un'operazione fondamentale, io lo ripeto sempre, la vivibilità. Il centro antico, un centro fatiscente, un centro dove ogni 3-4 mesi c'è qualche palazzo che cade e noi non riusciamo a capire che il centro antico di questa città deve essere risanato, deve essere rivitalizzato. I cittadini che sono in questo centro devono poter avere davvero il diritto a vivere in una città a misura d'uomo. E pensate un attimo quante occasioni di lavoro possono venire fuori da un risanamento del centro. Non so, tutti sono buoni. Alla fine il punto fondamentale della politica è questa. Quali sono le capacità, l'onestà, la pulizia morale che una classe dirigente assicura perché delle buone idee possono poi davvero produrre buoni effetti? Voglio dire, cioè, guardate che al di là delle idee, al di là dei progetti, se non sceglierete persone capaci, ma non che vi promettono di essere capaci, persone che hanno dimostrato nel corso della propria vita che hanno delle capacità culturali, professionali, e soprattutto se non sceglierete persone che vi hanno dimostrato e che li conoscete, perché nel corso della loro vita hanno dimostrato di essere persone moralmente a posto, persone che la politica l'hanno vissuta e la vivono con disinteresse e solo per dare un contributo alla collettività, se non farete questa scelta, tutti i discorsi che abbiamo fatto non avranno alcun senso. Per cui io credo che se qualcuno alla fine mi dovesse dire: ma tu alla fine che cosa pensi? Qual è la prima idea che pensi debba esserci al centro della politica anche nella nostra città? Io dico: al centro c'è la questione morale, l'onestà, la pulizia, la capacità, il disinteresse della politica. Solo questa è la base, la condizione. Senza di questo i condizionamenti, guardate, e ho finito davvero, per le cose che abbiamo detto a Casonia oggi, lo scontro politico è forte perché i poteri economici sanno bene che Casonia sta per avere una svolta. Ci sono, cioè, grandi risorse economiche che possono essere messe in campo. E allora il punto è questo: se ci sarà una classe dirigente onesta, capace, libera da qualsiasi condizionamento malavitoso, queste risorse potranno andare al beneficio della collettività. Se ciò non sarà, allora vorrà dire che ancora una volta noi avremo il sacco di questa città. Per cui, cari concittadini, io credo di avervi messo qualche pulce nell'orecchio e di avervi fatto qualche provocazione, perché io penso che se è vero che chi fa politica deve necessariamente dare dimostrazione di capacità e di onestà, ma anche voi cittadini